Olimpico è trasformato in una vera e propria boccia, e lo scudetto, Dall'Idea ha vinto lo scudetto, Dall'Idea ha vinto lo scudetto, è un Bociani. Good morning volley, le pizzo sotto rete, la pallavolo secondo Globus Radio Station, guida ai campionati. Buonasera, è successo, questa musica mi ha destabilizzato, è nuova. No, è saltato forse. Vabbè, niente, ok, scusate, ci siamo. Che eri impreparata. Ce la possiamo fare. Cominciamo bene. Cominciamo bene, malissimo, perché... che già dobbiamo... Stavolta so io il numero della puntata, poi penso un po' che è la 101esima puntata. 101esima. Quanti giorni mancano a Rio? 165. Me ne posso andare? No. Fai tutte cose tu. Vabbè, si è qualificato qualche altro atleta, la sciabola femminile, insomma, ora guarderemo un pochettino. Sì, sono sette gli schermidori siciliani che vanno a Rio. Sì. Wow. Sono sette, sono praticamente il serbatoio massimo della scherma, ce l'abbiamo qua. Va bene, possiamo presentare i nostri ospiti, tra un secondo si alza e se ne va. Non solo avvisati sabato mattina, forse vi ha avvisato sabato Natale o ve l'ha detto oggi? Natale due ore fa me l'ha detto. Non lo conosciamo? Lo conosciamo Natale. No, però quando mi ha mandato le foto, quindi verso le due, alle due quindi, stamattina ci ha avvisato. Va bene, allora ringraziamo il presidente Natale Aiello che prontamente ha sostituito un'altra società, che non polemizziamo eccessivamente, che ci ha... Ma prima hai detto... Non dico la persona, però non è giusto, perché noi qui lavoriamo. In certo senso, cioè, chiamiamolo lavoro anche. Il fatto che uno si diverta non significa che non sia un impegno. Certo. Quindi se voi ci dite che venite, oppure diteci non vogliamo venire, va bene, basta. Gian Pietro Rigano, allenatore della Messaggerie Mister Bianco B1 maschile, Ciccio Litrico, preparatore atletico di tutti. Di tutta la pallavolo e non solo. Non solo. Anche altri sport quali? Abbiamo il bici con Gian Pietro. Ah, vero. Siamo argentati da quest'estate. Vero. Coppia bello. Vincente non si cambia. Assolutamente. Sì. Quindi la coppia vostra o la coppia degli atleti? Anche, tutte e due. Allora siete in quattro, sì, due più due. E gli atleti chi sono? Paolo Ficcosecco e Gianluca Casadei, due mitici di questo, sì, due mitici di questo sport. Bello, quindi ti sei divertito quest'estate. Monello. Nel senso sportivo. No, è più bello, no? Nel senso sportivo, che è una bellissima esperienza, preparare la preparazione fisica, che ovviamente sarà completamente diversa dall'indoor. È più faticosa, più lunga, e comunque ha sempre bisogno di un peletto in più, credo. Sì, assolutamente, anche perché poi è la tipologia proprio che cambia, perché nell'indoor tu prepari le partite settimanalmente, invece le prepari per un periodo di tappe che è un po' più lungo. È diversa come preparazione. È diverso anche perché poi si giocano più partite nella stessa giornata, in condizioni climatiche che alcune volte sono estreme. E se poi gli incastri non vanno nel modo giusto si rischia di giocare quattro partite nello stesso giorno, tutti i livelli. Ma poi chiaramente anche come preparazione fisica è completamente diversa, lì c'è una resistenza. Sì, però non da, perché là comunque entra in gioco un fattore, diciamo, di funzionale, che già con gli allenamenti che si possono fare con tecnici, col mister, già entra in campo una forza differente che si abitua proprio giocando. Ma chi è più cattivo dei due ad allenare? Tu? Così, guarda, visivamente posso esprimere un po' lui. Poi non lo so, l'aspetto sempre, certe volte inganna, però non so, se dovessi dire io così. Io faccio finta di essere cattivo, poi sono molto... Ecco, sì, ma io ho visto alcuni filmati che tu metti sulla tua pagina. Sì. Ma neanche i marini, cioè fanno quelle cose, gli atleti. Anche, certo. Io ho visto l'altra volta una cosa... Tipo, ma te la devo fare vedere. Fuori, ma non esiste. Il Barbis con un salto. Avrà visto il Barbis con salto. Esatto, questo qua. Ma no, non lo faceva lui, lo dimostrava lui. Sì, sì. Ma ora non lo posso fare più, sono vecchio. Queste sono dovrebbe fare, fino a ieri lo faceva. Buonasera. Francesco Picoco, la cuffia. Grazie per essere arrivato. Da dove arrivi? Dall'allenamento? No, dal lavoro. Vabbè, allora sei perdonato. E dillo che hai avuto difficoltà a parcheggiare. Lo puoi dire, perché moltissima. Tanto lo sapevo. Io infatti l'altra volta sono arrivata proprio per. Perché tu non puoi arrivare un po' prima? No. Non posso. Anche io venivo da lavoro. E quindi stavamo parlando di questa preparazione fisica. Beh, poi l'estate è tutto più bello. Bellissimo. Sotto il sole. Sì. Si fatica. Sì.
infatti lì entra in gioco anche un Ho visto anche qualche allenamento lì del massacro del beach, avanti e indietro. Sì, bellissimo. Ma poi ce l'ha tutti gli studi, ancora non me l'ha dato, io sto impazzendo per averli. Ma chiediamo a Francesco, ma com'è, sono cattivi tutti? Ma, oddio. No, diciamo no. Esigenti, si dice molto così, esigenti, no? la parola d'altronde chiave. In una B1 è giusto essere esigenti, fanno un ottimo lavoro, anche perché insomma questa collaborazione che nasce anche dal beach permette che comunque siano perfettamente collaborativi anche nel lavoro, sì, molto, tra in palestra e in sala pesi, e questo sicuramente a sabato si vede e si sente. Tu che ruolo hai? Schiacciatore. Ah. È il primo anno che fai la B1? Sì. Dove arrivi? Diciamo? Io arrivo dalla... Da dove arrivi? Dall'Universal di Tremestieri l'anno scorso. Di Derby. Sì, uno degli ex del derby. Ho fatto un paio di anni di Serie B con Tremestieri, poi con la Gira, di nuovo col Tremestieri. Sempre con me. Con Ciccio di nuovo, sì. Sempre Ciccio. Il primo anno, sì. Il primo anno dell'Universo, l'abbiamo fatto insieme. Il secondo pure. Sì, e no, il secondo io non c'ero, ero da Gira. Sì, e ora ho ritrovato, insomma, Ciccio. Ciccio, vabbè, Ciccio ovunque, è come Frezzetto, cioè, esatto. Non lo so, non me lo dite, non ti confondi ogni tanto, cioè questa cosa? No, completamente. Sei un professionista proprio. No, tutto segnato, ogni... nei pizzini, nella casa, io non utilizzo computer. No, vero? Non utilizzo carta e penna. Come fa? Follia. No, quante squadre, vorrei capire, quante ne no, attualmente sono due ufficiali. Però... Sì, poi c'è qualche... Il problema è che c'è maschile e femminile, quindi sì. Penso due lavori completamente diversi. Completamente diversi. Fantastico. Anche se molte donne adesso riescono a fare le cose che fanno anche gli uomini. Sì? Sì. Ma non sono troppo pesanti. No. No. Mamma mia, no. Lui deve essere... No. No. Anzi, sono le persone che stanno fuori. Io ancora sto aspettando donne. Il programma per il tricipite. Gliel'ho chiesto l'anno scorso. La prova saluto. No, io ancora prova saluto. No, tieni che però dico, volevo qualche cosa di più. Col TRX dovevamo farlo, ti ricordi? Sì. Non ho fatto niente. Io quando lo conosco non ho avuto vieni mai. Al mare. Vieni al mare con noi. Vieni al mare io con se noi, vengo al mare con voi. Prendi il sole. Mi spalmo sulla spiaggia, anche perché però... lei notoriamente era una lucertola, cioè sta il sole in belle tempi. Sì, sempre. Si vedi che è abbronzata. Io ieri ho preso un sacco di sole. Lei si è arrabbiata perché non abbiamo lavorato. Vabbè, B1. Sì, campionato. Bene. Come sta andando? Bene. Bene, bene. Avremmo potuto e spero riusciamo a farlo da qui a fine campionato, fare un exploit. I nostri mezzi cosa sono cosa intendi per esplorare? Riuscire a vincere contro una squadra di vertice. Riuscire a vincere una partita contro le prime quattro? Sì, contro una delle prime quattro. Che sono? Ci vuoi dire? Ci vuoi? Un attimo, faccio il cambio di occhiali. Cambio di occhiali? Vabbè, lui lo saprà bene. Sì, che sono le prime quattro. Aversa, Castellana e Lago Negro. Abbiamo perso con tutte e quattro? Abbiamo perso con tutte e quattro, però prestazioni altissime. Con prestazioni di alto livello, però ci manca quel quid in più per riuscire a vincere. Ma ce l'avete in casa, fuori? Come siamo? Ce abbiamo due fuori e due in casa. Non è tanto importante il fatto di giocare dentro o fuori, è piuttosto è riuscire a spingere e riuscire ad arrivare allo stesso. Noi ci giochiamo a pari loro, solo che oggettivamente loro, alcune squadre hanno la possibilità di schierare tre squadre contemporaneamente, per cui giochiamo contro Latina due settimane fa. Riusciamo a metterla in difficoltà con la prima formazione, con la seconda formazione, con la terza formazione diventa una rottura. Cioè se schierano tre opposti diversi diventa complicato riuscire a giocare a questi livelli con giocatori sempre di qualità dall'altra parte. Con altre abbiamo fatto delle grandi prestazioni, però poi non siamo riusciti a raccogliere nulla, e questo in questo momento è la nostra pecca maggiore. Capisco che è un lavoro faticoso e lungo riuscire a mantenere l'equilibrio per competere con queste squadre che hanno nell'organico comunque molto di più rispetto a noi. Certo. È arrivato nella fase finale del set o della partita, ci manca qualcosa, un po' d'ossigeno. Ossigeno, ossigeno più di ossigeno. Ma è prima esperienza con la maschile? Con maschile B1, sì, perché ripeto, ho fatto la B2 insieme a loro maschile. E infatti anche questo è stato il motivo per cui ho accettato
Diciamo che non potevo neanche dire di no, perché sennò... quindi questo... diciamo comunque, quindi praticamente cioè... lavorate insieme 12 mesi l'anno, cioè non vi risparmiate. Esatto, anche tu vedrai sicuramente più Ciccio che io era... sono rimasto folgorato da Ciccio, quindi ho lavorato benissimo, così... mi trovo bene, è una persona che riesce a mettere insieme molti aspetti dal punto di vista professionale ad arrivare a quelli umani, per cui ha una gamma di competenze che gli permettono di stare in un ambiente sportivo con il massimo del risultato. Posso dare un bacio in diretta? Un bacio in diretta. Effetti ti ha fatto dei grossi complimenti che penso che siano assolutamente meritati. Vabbè, io ho avuto, sinceri, non ho avuto modo di lavorare con lui, ma l'ho visto lavorare, quindi indubbiamente come atleta sempre condivido appieno il pensiero di Mister Rigano. È già la seconda esperienza insieme con Ciccio Litrico, eccezionale. Voi fate sempre una seduta fissa, esatto, infatti questo volevo capire come... tre sedute settimanali. No, ma dico proprio così di fisico, sì. Tre sedute, sì. Senza palla? Con palla anche con certe palla, volte, capita. Sì. Dipende dai programmi che riusciamo a organizzare anche in base agli impegni. Voi fate allenamento ogni giorno, 5 allenamenti settimanali? Ogni tanto un giorno ci riposiamo. Ogni tanto? Sì. E se su questo ne fate tre fisici? Certo. A metà, certo. Forse certo. Sì, parte, sì. E quindi quanto dura l'allenamento? 3 ore? 2 ore e mezza. Sì. Bello impegnativo, sì. Bello impegnativo. E poi c'hanno 2 sedute di pesi che svolgono... Extra! Nei tre lavori fisici, cioè, 2 sono accoppiati alla seduta pesi e 1 a una seduta di palla. Ma... i pesi non sono un po', diciamo, calati come... No, come la ghisa ci vuole. Sì, per molte... tanto in auge come... Esatto, non c'è un calo della preparazione fisica col peso. Spero che ci sia con gli altri questo calo, perché con me non c'è. Non ci deve essere. Non c'è sempre una salita. No. La ghisa ci vuole. Dove? Ci vuole? Ci vuole la ghisa. Vabbè, niente. Ma io odiavo le sedute di... Vabbè, ma non ci siamo, dai. No, quelle che facevamo in nazionale. Fondamentalmente è cambiata la palla. La preparazione fisica è anche cambiata. No, cioè è uguale. Molto più dinamica, sicuramente. Cambiata in peggio nel senso per gli atleti, perché è meglio per noi. Sì, ma voglio dire, cioè l'idea di fare il peso, cioè l'esercizio con i pesi, punto, no, questo volevo non dire io. Più, probabilmente. No, invece secondo me è ritornata in voga, perché comunque anche come allenamenti, diciamo tra virgolette funzionali, si ritorna praticamente a quello che era la ginnastica che si faceva una volta. Ai nostri tempi. Sì, sì, la ginnastica dei nostri tempi. La ginnastica. La buona vecchia ginnastica che non la sa fare nessuno. Non la sa fare più nessuno. Però io oramai sono troppo filo Pilates, quindi quello che a me ha dato il Pilates di elasticità, di flessibilità. Io faccio cose che neanche a 20 anni. Assolutamente. Dovrebbero. La schiena, le gambe. Ma ci sono squadre che si attrezzano facendo una seduta a settimana di Pilates? Qua no, sicuro, e no con mia, tranne Giovanni Barbagallo. Tranne Giovanni Barbagallo, col quale sto lavorando nei ragazzetti, però sai, con ragazzini piccoli è difficile. È molto complicato, certo. Sì, cioè, sì. No. Io li adoro, però mi fanno morire. Però sarebbe interessante una squadra proprio così di professionisti di un livello già. Non abbiamo tempo. No. Domenica mattina non si lavora, non posso allenare più. No, deve decidere te. Ma può essere, deve decidere tutto. Ma quando mai che fai sempre quello che vuoi di testa tua? Allora andiamo, facciamo parlare Francesco. Minore, non hai mai ubbidito, mai. Comunque tu che hai detto che è eccezionale, non gli ho dato il bacio a lui. Esatto, perché... certo, qua va bacio a tutti, non l'ho capito. Ma cos'è il colpo che prediligi come schiacciatore? Cos'è quella palla che ti viene meglio? Prima che da te, poi chiedo al tecnico pregi e difetti. Oserei dire la parallela. Gli riesce la parallela, il mano è fuori, che fa? Dopo. Bocca chiusa. Allora, cosa ti piace di più? Qual è l'attacco che... Ma la quick al 4 è sicuramente la mia palla preferita. Fortunatamente, insomma, con Adriano abbiamo un'ottima intesa. È già il secondo anno con lui che giochiamo, non consecutivo, però abbiamo già anche con lui un quanti buon anni feeling. Hai? 22. Ha giocato 6 anni che sta allenando lui, 5 anni che gioca. Lui gioca da 6 anni. Sì, no. Io gioco da quando avevo 5 anni. Sono un bel po' di anni. Un veterano ormai. Quindi sì, fondamentalmente è una palla veloce, spinta, però insomma, anche la palla alta non la disdegno, diciamo. E ricezione come va? Ma,
Non si può dire. Come siamo? Più me più, cavo, meno me meno. Me la cavo, abbastanza bene. Cambiamo argomento. No, è vero. È un grande Ciccio. Comunque è vero, la palla quick, la palla alta, fondamentalmente è un giocatore di pallavolo. E questo è già un principio fondamentale completo. Che un atleta cresciuto a pane e pallavolo si vede, parla di tu alla palla. E questo sicuramente è una cosa che gli permette di fare molto in campo e di avere il feeling giusto non solo con la palla, ma con tutta la squadra, con la squadra avversaria. Allora facciamo con tutto una parte, dico, ma è un S1 o un S2? Ma dipende, dipende da che modello di squadra uno schiera, perché da noi fa l'S1, in molte squadre avrebbe fatto l'S2. E quindi. Ma tu sei uno di quelli che discute l'alzata o la risolvi, no, come dice Velasco? Non mi è mai piaciuto discutere l'alzata, ogni tanto. Vabbè, non lo riconosceresti mai comunque, cioè, se tu fossi uno di quelli, non lo diresti, anche non dice nessuno, però anche quelli critici. Ma può capitare. Io la discuto. Però... Vabbè, come tecnico, sei autorizzato. Sei autorizzato. Anzi, a maggior ragione, se lo devi... Ma tu vai in panchina il sabato? No, perché certe volte col lavoro non riesco a trovarmi... Ah, quindi non la segui la partita. Poi preferisco vederla dalla tribuna, che faccio il tifoso a tutti gli effetti. Ah, ecco. Mentre lì mi devo stare zitto. Sta in campo fino all'inizio della partita. Dopo sì, poi dico, polverizzo. Dopo. Ma guidi il riscaldamento pure? Certe volte sì. Ormai comunque loro hanno un riscaldamento. Abbiamo una routine consolidata ormai. Consolidata. Sì, ma secondo me appunto mi pare un po' stupido quelli che lo fanno. Cioè lo fanno anche squadre di io a lo uno. Dico cioè sempre. Quello che gli dice quello che devono fare. Che fanno? Lo sanno. Che poi io penso che... Oh no! Ma io penso una cosa, il riscaldamento è molto personale. Sì, riscaldamento a parte questo, a parte cioè, questo. Deve esserci un minimo, però sì, deve sì, essere sì, una cosa. Io l'ho fatto sempre per i fatti miei, sì, tranquillo. Sì, io non mi dovevo dire niente. Ci devono essere dei paletti fondamentali. Sì. Che ti permettono però di affrontare la prestazione in modo adeguato. Ma sono atleti già maturi che sanno esattamente. Non tutti. Infatti noi abbiamo anche tanti, abbiamo anche tanti grandi ragazzini. Oggi proprio non ne becco una con quello che dice. No, vabbè, non parlo più. Allora, a proposito, vai. Smettiamo di parlare, sentiamo un po' di musica. Il posto dei Santi nei Negramaro. Italiano per te. Grazie. E poi pubblicità e poi torniamo con i nostri ospiti. Ed eccoci rientrati in studio dopo la pausa e la canzone scelta. Bene, Gramaro, sì. Qual era? La casa dei Santi, erano il posto dei Santi. Bene, va. Una le devi dire, la sbagli. No, allora, abbiamo, non lo facciamo mai queste cose. Dobbiamo parlare disannuncio. Di due cose importantissime. Il primo. Derby che c'è stato sabato. Il derby di B1 maschile. Di B1 maschile. Ci sono loro ospiti. E quindi ci raccontate com'è andata. Avete vinto voi contro l'Universal. Sì. 3-1. 3-1, sì. Ok. 3-1. Che partita è stata? Non è stata una bella partita. Non è stata una bella partita, è stata risolta da delle situazioni che si sono verificate a favore nostro. Non abbiamo giocato una partita da grande squadra. Abbiamo questo grande difetto che giochiamo bene contro le squadre più forti e meno bene contro le squadre del nostro livello. Però poi alla fine contro le squadre del nostro livello riusciamo comunque ad agguantare poi vabbè, i punti. Vabbè, meno male, almeno sì, abbiamo delle individualità che poi escono fuori risolvono alla grande. Poi alla fine devo dire che in questa occasione l'individualità è stata diciamo, la parte più giovane della squadra. Su questo sono veramente contento. La squadra è giovane, ma anche loro sono giovani. Loro sono anche giovani, hanno un'età media più o meno simile alla nostra, anche se noi abbiamo qualche picco un po' più elevato di età, però poi in campo abbiamo schierato comunque due 94 93 esatto alla fine, più grande che Adriano allora. Adriano sì ah, Adriano Adriano ed Eros ed Emi, che comunque fa una grossa, è un bello zoccolone duro. Emi è Manuel, libero, è libero. Sì, ah, sì, è stato pare ospite. Sì, è buono. È veramente bravo, è veramente bravo. Quindi tu hai battuto la tua ex squadra. Sì. Come l'hai vissuta questa cosa? Ah, è stata una partita chiaramente sentita. Catania è un derby, è sempre un derby. Però devo essere sincero, la cosa più importante di aver battuto magari la mia ex squadra, con la quale comunque c'è un ottimo rapporto, è stato comunque bello finalmente vedere una buona prestazione di squadra, e vedere insomma che ci siamo riusciti ad imporre anche a dare il nostro ritmo alla partita. Questo sicuramente è stato bello. Poi ripeto, vincere un derby è sempre un'emozione molto particolare, molto intensa. Anche all'andata avete vinto? 3-2.
Ah, l'andata è stata un po' più tirata. Tu hai visto la partita? No, no, l'andata no. Questa di sabato eri presente? Sì, questa era presente, sì, sì. Sono d'accordo sul fatto che non è stata una grandissima partita. Ah. Però devo dire che fisicamente, perché poi parlo del mio lato tecnico, certo. Fisicamente loro erano, cioè noi, eravamo veramente superiori. Sì, secondo me sì, perché in alcuni casi se uno già prende i due posti quattro che hanno fatto più punti, Simone e Nicolosi, c'era Simone, poi avrebbe potuto fare altri tre set, mentre io così l'avevo visto un pochettino più stanchino. Spegnersi alla fine, sì, sì, spegnersi piano piano, così, ma non solo lui, anche altri ragazzi. Poi tecnicamente, sono molto per contento resto, per, sì, per la prestazione di Simone Nicotra, veramente molto contento, perché ha intrapreso un percorso di crescita e credo che questa partita gli abbia dato delle grosse certezze su quello che potrà fare in futuro. Io sono rimasto piacevolmente impressionato da Fasanaro. Ottimo. Che vero, stranamente ha fatto tanti punti. Ha ancora nostro atleta, sì. Il centrale. Ah, il centrale. Che ha dovuto sopperire, tra l'altro, all'assenza di Robertino Arena, che era febbricitante, quindi non è potuto giocare. Ha dovuto cambiare ruolo, nel senso che da C1 si è spostato. Cioè, era lui è un C2, si è spostato a C1. Tu che cos'eri? Una giocatrice di pallavolo, ecco cos'è. Lei è la migliore palleggiatrice. La migliore palleggiatrice. Vabbè, ok. Ciao. Volevo chiederti invece, visto che parlavi di Exploit, quando incontrerete questa? Qual è la prima che incontrate? Adesso abbiamo Leverano, che è una squadra che è sicuramente più attrezzata di noi e che si sta poco più avanti. Sì, a 25. E quella è una bella partita da affrontare adesso domenica e ci potrebbe però dare il parametro. Sì, lì a Leverano. Sì. Ci potrebbe dare Lecce. Okay. Lecce. Ci potrebbe dare il polso di dove siamo arrivati. Della situazione, sì. Poi noi avremo altre due partite interlocutorie e poi abbiamo un blocco di partite più importanti. Sì. Lo seguiamo, vediamo se una di B1 fammela vedere quest'anno. Ma ogni volta devo dirti che merita il, Il campionato. Merita, perché pur non essendoci retrocessione, perché è un campionato anomalo il nostro in quest'anno, però gli investimenti fatti in alto hanno avuto comunque una ricaduta anche un po' più in basso, nel senso che penso a Corigliano, che è una squadra che è stata retrocessa dalla 2 l'anno scorso, nel senso che non si sono iscritti alla 2 e hanno mantenuto la B1, che hanno fatto degli investimenti importanti, cioè loro hanno una struttura come se fossero in Serie A e sono sesti. Quindi. Ma già abbiamo progetti, programmi, certo, per l'anno prossimo. Certo, da ratificare. No, siccome io chiedo sempre, non ogni volta mi sapere niente, mister, non è questa storia. Da ratificare, però sì. Ah, sì, sono contenta. Da finalmente ratificare, però le idee con il presidente sono abbastanza chiare. Grande Natale. Io adoro Natale ieri, mi dispiace, mi sembra una persona veramente nonostante splendida. Nonostante tu abbia detto solare. Nonostante io abbia detto in questa sede che questa frase oramai me la porterò, ormai è storica, sì, ormai. L'hai sentita pure tu, non la sai. No. Io ho detto, non mi ricordo chi c'era l'altra volta, non stavo detto. Io prima allenavo, poi hanno inventato i presidenti e ho detto questa cosa. Questa cosa è partita, si è scatenato su Facebook, è diventata una citazione. Io prima allenavo e poi ne però, quindi ho avuto accuse. Ho avuto Natale, ma infatti io non lavoro con Natale, cioè collaboro insomma un po' così alla lontana, anche se lui mi dice no, tu fai parte dello staff, tu qua là. Va bene, torniamo al tuo primo amore. Il beach. Ho visto una foto da poco pubblicata su Facebook che mi inorgoglisce per la passione che ho per questo sport, perché ho visto che sia Roma, cioè sia noi, che Parigi hanno puntato molto sul beach come per il 2024? Sì, per spingere il più possibile, perché a Parigi ha ipotizzato sotto la Torre Eiffel. Sotto la Torre Eiffel. E lì cosa vuole giocare? Al Colosseo? No, alla Terme di Caracalla, no? Posto pazzesco. L'hanno ipotizzato al Circo Massimo. Cioè, pensare che questo sport a livello internazionale non penso che si possa. Io mi ricordo quando siamo andati, però lì era all'Arena di Verona. Esatto, ma lì era pallavolo. Io sognai. Beh, anche il foro. Io ho fatto un world tour al foro e
gigantesco, bellissimo, sensazionale, non ha niente a che vedere con quello che si vede. E chissà cosa faranno a Rio, dove lo fanno lì? A Copacabana c'hanno l'arena sulla spiaggia. 20.000 persone. C'è sì, credo anche di più di 20.000. C'è il passaggio diretto sopra la strada che porta direttamente. Ci devi andare, ti prego. Vorremmo tutti andare a Rio, ma mi pare che ce la vediamo dalla televisione. Mi pare brutto. Tu vuoi andare a Rio? Sì. Sì, vai a Rio? Spero. Ci sono possibilità, potrebbe essere, spero. A vedere le Olimpiadi? No, in vacanza? È solo un sogno, no? Sto sognando. Stiamo sognando. Tu vai a Rio? No. Sarebbe fantastico. Nessuno di noi va a Rio. Io sono andata nel lontano 1981. Io non mi ricordo, no, io sono stata a parte il fatto che comunque d'estate vorrei continuare a seguire Paolo e Gianluca, quindi. E quindi allora non puoi. Ma ce li porti qui in trasmissione quando vengono? Assolutamente sì. O il lunedì o il venerdì, promesso. Un lunedì post, sì, si può fare. Lo sai, appena tu loro arrivano, ci fa piacere, così allarghiamo il nostro. Ma anche perché una volta abbiamo avuto ospite telefonicamente Fosco Cicola, che ora si sta allenando, credo che si occupi del femminile. Lui va a Rio. Zio ballerino. Uno che va a Rio. Va bene. Tu studi, lavori, che studio, sì, non mi hai detto lavoro. Sì. Sono laureato in fisioterapia e ora mi sono iscritto in medicina e chirurgia. Polpaccio. Anche io solo uno. C'ho il polpaccio che mi dica frase appena dico che sono laureato in fisioterapia e la dica risposta. C'è il tendine di Achille che non abbiamo capito se è il tendine di Achille che fa danno al polpaccio o il polpaccio che fa danno al tendine di Achille. Poi ti fai una seduta a parte. Ora non devi fare questa, non ho capito, ora faglio rispondere. No, scusa, così vedo se è preparato, no? No, insomma, sì, ora sto studiando anche medicina, mi sono riscritto all'università quest'anno. L'ultima trentellode. Ma scusa, i tuoi compagni di squadra sono le tue cavie? No, assolutamente no. Abbiamo uno staff medico, devo dire che funziona. Ah, non mi manca niente. No, ci mancano tante altre cose. Il mental cose. Coach mi manca. Ci manca. Quindi sarete presenti al corso 9-10 aprile con Franco Bertoli, perché già Mimmo Tripi mi ha detto che lui verrà. Ah, vero, ti ha dato questa disponibilità. Si possono dare queste notizie in diretta? Ah, sì. Salutiamo Mimmo Tripi. Salutiamo. Va bene. Com'è che nasce Ciccio Litrico, preparatore fisico? Nasce dall'amore per la pallavolo che ha mia moglie per questo sport. Lei giocava prima in una squadretta dove tra l'altro gioca la sua ragazza. Intrecci. Il presidente è un mio collega. Ha iniziato questa attività che poi tra virgolette non è, si è messi quattro famiglie insieme, ho detto facciamo un po' di pallavolo. Ah, ok. E tu facevi il preparatore fisico lì? No, mi occupavo di altro, però lui sapeva che curavo, diciamo, l'aspetto fisico per me e per altre persone che mi chiedevano, e allora lui ha deciso di farmi arrivare lì come staff per la preparazione fisica. È nato tutto da là, con una squadretta di serie D di AC Catena, promossi, quindi una bella esperienza che quella là, e piano piano da lì. Ma poi... Quindi quanti anni ora sei arrivato in B1? 6 anni circa, però nella pallavolo. Posso dire una cosa? Sì. Non smette mai di studiare. Vabbè, quello non c'è dove andare se si smette di studiare. Quello è bravo. Ed è una delle cose più importanti per mantenersi. Per riuscire a fare bene. E anche tu sicuramente hai smesso di studiare, no, di aggiornarti e di seguire. No. Io nell'altro campo, se no sei finito, dai. Però conosco molte persone che si realizzano per i risultati ottenuti e non si guardano fermano avanti. Lì, non si... O decidono che sono arrivati, che non hanno più. Come dicono quelli che sanno parlare, non si mettono in discussione. Ah, ecco, bravo, tu ti sei messo in discussione? Io sempre. Tu oramai sei vicepresidente, dove devi arrivare? Prossimo concorso. No, il prossimo step è la pensione, perché io voglio fare altro. Poi farai altro. No, la pensione no, quella lì in pantofole no, una pensione attiva. Vabbè, tanto c'è Donna. Certo, sono io qua. Ti ho portato a 101 puntate, ma per cortesia. DJ, vedi che c'ho 101 puntate, che vai. Sempre oggi ero buona con te, ho preso un'altra canzone italiana. E quindi Marco Mengoni con Parole in Circolo, pubblicità e poi andiamo a chiudere.
Ed eccoci rientrati qui quasi in chiusura per chiudere con i nostri amici delle messaggerie di Mister Bianco, presidente Natale Aiello sempre disponibile e soprattutto il tecnico Gian Pietro Rigano. Ma oggi non malenate? Sì, certo, adesso appena usciamo da qui. Già il doppio. Abbiamo, già pesi. La mattina abbiamo fatto pesi e adesso abbiamo slittato. Aspetta, ah, avete slittato apposta, sì. Ma veramente, no, ma che cosa? No. Siamo commossi, dobbiamo andarli a vedere. La prima partita, quando è la prima partita in casa tosta? Ma tutte sono belle, vieni, vieni donna, vieni, qualsiasi partita è bella, vieni. Ci andiamo la... Ti mando un messaggino ogni esatto, partita in casa che facciamo. Già, non lo facciamo perché abbiamo l'altra volta avevamo promesso. Sì, che no, ma ora mandato. Infatti. No, però... io mando un messaggino a donna nel gruppo. Sì, ah giusto, io sono nello staff. Gruppo staff, gruppo staff. È vergognoso che non sono neanche andata a vedere una partita. Allora, com'è che il presidente ancora? Ti faccio il promemoria. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Va bene. Io invece da Ciccio mi devo fare un programma. Principile, selvaggio. Questo è proprio interesse privato, è una cosa pubblica. Poi queste discussioni le fai in un altro momento. Ma scusa, io non posso. È due anni che questo principile si deve sistemare. Odio. Dobbiamo quello, sistemare. Per me, guarda, cioè, tutto quello che vuoi, ma il mollacchietto nel braccio non lo reggo. Basta non sollevare, ma è tutto così. Sì, dritto. Ma d'estate, cioè, ogni volta il braccio. Impari a muoversi. Oggi hai lavorato? Assolutamente. Hai sì. studiato? Assolutamente sì. Ora ti alleni? Cioè, sei un mostro. Sì. Con le flebbo arrivo stasera a casa. Se... No, dai, oggi si allenano poco. Però. Massacriamo, sì, sì. No? Cosa abbiamo? Cosa bolle in pentola oggi come allenamento? Qualche giochino per rimetterci a ritmo con la palla e poi doccia. Cosa intendi per giochino? Perché sennò pare che farò sempre giochini. Che cosa sono i giochini? Sì, intanto, data la vittoria di sabato, suppongo un bel po' di calcetto. Avete già preso tutto quello che c'era da prendere bonus, prima bonus già cioè, preso se sono giocati già da un po'. Io odio le squadre che fanno calcetto, le odio. No, anch'io. Ci ho provato a venire, neanche stavolta. Neanche basket, no? Basket, no. Basket è carino, però non, c'è, rischia, non abbiamo rischia. I canestri. Ah, non ci avete i canestri. E quindi i giochini quali sono? Se togliamo queste due. Ma dei pallavolo. Giochini con la palla che coinvolgono tutti quanti e che a punteggio modulamente. No, ditemi che non fate il bagherone, ti prego. Anche quello ogni tanto, però con qualche piccola. No, ci sta nel riscaldamento. Allora, noi lo facevamo 37 anni fa e tutta questa enfatizzazione, inventato il bagherone. No, ci sono delle piccole varianti, qualche giochino in palleggio, che cosa per metterci in moto per contattare di nuovo la palla, poi due lavoretti per i miei centrali e basta. Ma ci siamo messi d'accordo comunque perché questa settimana era la settimana di scarico funzionale. Quindi basta che a questo punto con questo scarico funzionale sì, noi possiamo lui ha piena autonomia, nel senso che lui dice guarda che siamo in questa situazione, ok, la licenza di uccidere l'ha data lui, la licenza di uccidere, va bene. Allora intanto vi presentiamo per il beach appena arrivano i ragazzi, sì. Ce li porti qui, sì. È una promessa, poi vi vogliamo rivedere magari con un altro atleta perché sono simpatici, c'è tanto da dire, infatti, sono disponibili, sì. Non abbiamo detto niente. Degli partite, altri, tanto le leggono sul giornale, esatto. Non ci interessa niente. Ringraziamo Francesco Pricocco, buon allenamento, grazie. Buona fisioterapia, buona medicina, buona sita, buon lavoro. Ciccio Litrico e il tricipite maledetto, ormai è rimasto lì. Io sono sempre contentissimo di venire, grazie. Mi fa un sacco di piacere, soprattutto perché mi diverto. Piacevole e divertente e poi ovviamente questo è lo sport che ci piace, ci piace parlare di questo e sì. Quindi ci vedremo per Rio, ti saluto, grazie di essere venerdì stata con noi, garantisco, non lo so perché venerdì non so se posso una volta alla settimana è più che sufficiente, ma abbiamo detto sì sì infatti io niente vabbè che vi devo dire, ci vediamo venerdì, speriamo di essere in tanti, buona serata, ok, a tutti. Grazie, ciao. Buon lavoro sempre. Trasformato in una vera e propria boccia e lo scudetto, dall'idea ha vinto lo scudetto, dall'idea ha vinto lo scudetto, è un Bocciari. Good morning volley, le pizzo sotto rete, la pallavolo secondo Globus Radio Station, guida ai campionati. Offerto da Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia